Signore e signori, direttamente da Praga, ma passando per Mestre, fate un caloroso applauso per Francesca Bonollo! Grazie mille, sono contenta che almeno un ragazzo francese apprezzerà le mie battute perché non capisce un cazzo, grazie, grazie. Allora, insomma, le donne stanno iniziando a diventare un po' troppe, eh. Ma comunque le maschere le ho dipinte io, vediamo se riesco a parlarvi delle maschere. Un testo nuovo, un materiale nuovo, evviva! Allora, voglio parlare di Mestre, la mia città. C'è qualcuno di Mestre qui? Mi dispiace per te, mamma mia, la città delle baby gang e della droga. Comunque in realtà volevo parlare di Venezia, ma la verità è che io dico sempre che sono di Venezia e in realtà sono di Mestre, perché questa è stata la mia fortuna negli anni. Cioè, io ho fatto sesso con tutti i più figli del mondo, perché a Praga non è come qua, a Praga si tromba veramente, a Praga girano dei figli allucinanti, no? E io dicevo, sono di Venezia, allora devo scoparti. Tu non faresti sesso con me se ti dicessi che sono di Venezia? Non pensarci, dimmi di sì, ti prego. Ho bisogno di fare bella figura, dimmi di sì. Lo sapevo. Grazie, ora la mia autostima si è alzata. No, era così perché ovviamente oramai a Venezia non ci vive più nessuno, siamo meno di 50.000 abitanti. Quindi quando dicevo che ero di Venezia, dicevo, cazzo, devo fare sesso con te, sei l'unica. Cioè, una, ecco. E quindi, niente, la mia città, io la chiamo Tettolandia. Non sto dicendo una cazzata. L'avete mai visto il Ponte delle Tette? Tu che sei di Mestre lo conosci, il Ponte delle Tette. È incredibile. Cioè, Venezia era un luogo meraviglioso, l'abbiamo rovinato. C'erano tette ovunque, ti giravi tette, un po' come la fidanzata di Berlino, stasera, cioè la ragazza di prima, la comica di prima, che tette ovunque, era un paradiso e infatti avevamo 200.000 abitanti. E perché? Perché si trombava. Cioè, quando le tette sono scomparse anche gli abitanti, mi sembra chiaro. Però volevo parlarvi della persona più importante di Venezia, che si chiama Veronica Franco. Sapete chi è Veronica Franco? No. L'ignoranza è, sono qui per voi. Era una cortigiana. Qualcuno sa che cos'è una cortigiana? È una puttana! Evviva! Il mio sogno è essere come lei. Sono sulla buona strada, insomma, no? Ecco. E lei è morta a 40 anni, io ho 40 anni, quindi non so se mi conviene. Comunque lei era come Cicciolina Vintage, il partito dell'amore, non è cambiato niente. Era una specie di Fuck for Ukraine, però molto meglio. Cioè, tu inviavi questa Veronica Franco da Putin, lei gli faceva un pompino e la guerra in Ucraina era risolta, così. Perché lei ci sapeva veramente fare, no? Se invece mandiamo Brugnaro da Putin, in 2 minuti, bomba atomica diretta, no? Per non parlare del fatto che al giorno d'oggi servirebbe qualcuno che fa del sesso orale alla Meloni. Qualcuno di voi è disposto a fare del sesso orale alla Meloni? Silenzio, madonna. Ma fate anche bene, perché sennò i vostri amici non vogliono più vedervi, quindi fate anche bene. Comunque, lei fu il genio che inventò la spagnola. Ora voglio sapere se qualcuno di voi, il ragazzo di Mestre sicuramente lo sa, che cos'è la spagnola? Quando fai con accento scolare. Madonna, che ignoranza! Dai, allora, c'è un mio ex in sala, quindi lui lo sa di sicuro, purtroppo. Il mio ragazzo attuale non lo sa. Allora, la spagnola, per fortuna mio padre non è presente stasera, è quella cosa in cui prendi il cazzo, lo metti in mezzo alle tette e fai tipo twerking non con il sedere ma con le tette. Ha salvato milioni di coppie, perché quando sei in una smart che è piccolina, solo così riesci a fare venire il tuo ragazzo, ok? Quindi la spagnola è un'invenzione delle veneziane! È reale, cioè, senza di me che mi porto la cultura al Berlino, cioè, è una storia seria, io ho chiamato uno degli storici più importanti di Venezia, che forse il Berlino conosce, si chiama Alberto Dosefei, e gli faccio, ma tu sei sicuro che la spagnola è stata inventata dalle prostitute di Venezia? Mi fa, sì, però non rompermi i coglioni, cioè io devo lavorare, mica faccio il comico, ecco. Comunque, Veronica Franco fu la prima star di Instagram, solamente che al posto dei post, lei aveva i quadri, cioè praticamente in tutti i quadri di Venezia c'era la più famosa prostituta di Venezia, una figata. Era come la Ferragni, con la differenza che lei i pompini sapeva fare, infatti Fede non sembra per niente contento. Ma parlando del carnevale, forse riesco a
a parlarvi delle maschere. Il carnevale era di fatto un'orgia. Questo era. Avete visto il film Eyes Wide Shut? Questo era, no? A carnevale ogni scherzo vale, tutti scopavano con tutti, era una cosa meravigliosa, tua moglie poteva tradirti e potevi anche uccidere il tuo nemico e nessuno se la prendeva, cioè così senza rimpianti. La maschera più famosa era la bauta, la conoscevate? E perché? Perché con la bauta riusciva a fare i pompini. Aspetta che ve lo mostro. Incredibile. E questo, un applauso alla bauta. Grazie, non è merito mio. Questa maschera piacque così tanto ai veneziani che iniziarono a usarla per tutto l'anno. Cioè, praticamente loro cornificavano il partner per tutto l'anno. E niente, e invece noi queste maschere le usiamo come decorazione. Avete mai notato che le appendiamo al muro? Perché non trombiamo più, cazzo! Non ci sono più i tempi di una volta, non va bene! Più pompini per tutti, più bauta per tutti. Sei minuti. L'ultima, fai l'ultima. Voglio parlarvi di questa che è incredibile. Io sono stata bloccata da tutti i gruppi Facebook del Veneto per colpa di questa maschera, è una storia vera. Infatti sono venuta qui per non farmi bloccare. Speriamo che non mi censurino anche qui. Allora, sapete il nome di questa maschera? Quello di Mestre. Si chiama la moretta. Vi spiego. Per tenere questa maschera si tiene così. Quindi, quando hai questa maschera, non puoi parlare. Quindi è il sogno di ogni uomo. Questa maschera serviva a zittire le donne. Cioè, praticamente... Un applauso, cioè, è incredibile. 7 minuti. E questa maschera, io dissi che era un po' maschilista, mi sono no, stai offendendo il Veneto, insomma, ecco. E la mettevano alle mogli nella speranza che non dicessero in giro che avevano cornificato i mariti, ma peggio ancora, le mettevano alle cortigiane perché non raccontassero tutto il sesso che avevano fatto alle loro sorelle, con le loro sorelle suore, che poi ciccavano troppo, no? Ecco. Invece questa maschera si chiama Nyaga. E tu sapevi che se qualcuno la indossava, prima si chiamava Mario e poi Samantha. Quindi sapevi, cioè era una maschera per chi voleva la sorpresina sotto. Avete capito? Se ho cercato un tegone, dovete cercare questa maschera. Hai capito francese? No. Ricordati questa maschera, è importante. Nei film porno, ricordati, il carnevale di Venezia è pericolosissimo. 8 minuti. Insomma, concludo con la maschera più famosa, perché abbiamo fatto il lockdown, invece durante la peste a Venezia c'erano i festival di musica punk hardcore e si usava questa maschera.